E adesso trasferiamoci a Prato, Banca Popolare, patto con la città in attesa del via libera di Consob. Investiremo su Prato ogni centesimo raccolto. Nadia Tarantino. La Banca Popolare di Prato ha un passo dalla realtà. Nei prossimi giorni Consob dovrebbe accendere la luce verde e dare il via libera alla raccolta dei soldi, che significa dare concretezza al progetto, o meglio sarebbe dire al sogno, di aprire una banca di Prato e per Prato. Il piano industriale arrivato sui tavoli di Consob meno di 3 mesi fa potrebbe essere licenziato già entro questa settimana, un'approvazione record considerato che i tempi di attesa non sono mai inferiori a 6 mesi. 10 milioni di euro è il capitale minimo da mettere insieme per cominciare, se tutto va bene, a inizio 2015 l'avventura. Ieri sera in Palazzo Comunale, in un affollatissimo salone consiliare, il comitato promotore, che in 2 anni è passato da 9 a una cinquantina di persone, nessun membro cinese, ha parlato alle istituzioni, alle categorie economiche, agli ordini professionali e ha chiesto di stringere un patto per il credito. È un segnale di fiducia per tutti, è un segnale di tranquillità. Noi pensiamo e crediamo che dobbiamo tornare a credere in noi stessi, nei nostri mezzi e nella nostra capacità di ricreare gli asset per il rilancio, e la Banca Popolare di Prato è uno di questi. Al centro il territorio pratese e i suoi abitanti per restituire, come si legge nel documento diffuso nel corso dell'iniziativa, alla nostra amata città e a tutta l'area provinciale un'azienda di credito che investa su Prato ogni centesimo raccolto a Prato. La Banca Popolare di Prato si candida ad essere la prima 3.0, altamente tecnologica e con un doppio binario, virtuale e reale, con almeno uno sportello per cominciare. Le banche popolari sono banche che partono dal basso e che non hanno delle maggioranze già prestabilite, quindi una banca rivolta a tutti i cittadini che hanno ancora a cuore la città di Prato e hanno la voglia di investire nella nascita di una banca nuova. Popolare anche perché le banche popolari sono rivolte allo sviluppo delle economie locali attraverso finanziamenti appunto alle imprese e alle famiglie.